Faccio il filmando io, questo se ne va in giro per il mondo. Esatto, e lì ci siamo di bene. Ospitalizzato il caffè letterario, la nostra associazione ONG, organizzazione dei poeti non estinti, composta da me e dall'amico poeta Nino Contigliano, faremo questo pomeriggio. Ci sono anche tanti altri amici, c'è Massimo Pastore, c'è Giovanni Lamia, Diego Maggio, chi ha partecipato ai nostri incontri che sono proprio iniziati al caffè letterario nell'altro sito in cui prima si trovava in Corso Mendola, sa che diciamo, lo spirito dei nostri incontri è quello non soltanto di avvicinare la gente alla poesia attraverso l'ascolto di chi legge, ma anche di coinvolgere i presenti nella lettura dei testi poetici. Appunto per questo qui al tavolo vicino al microfono ci sono dei testi che potete, dei libri, dei volumi che potete liberamente consultare e leggere quando vorrete, e poi se consegnarli, come dice giustamente Nino, perché altrimenti si perdono. Quando abbiamo iniziato circa 4 anni fa questo ciclo di incontri, che allora erano mensili, con la poesia, abbiamo iniziato, era il centenario, un anniversario che riguardava Pablo Neruda, e per quello leggerò adesso due testi, uno dei quali sarà proprio del poeta cileno, che allora feci, ed era tratta da un testo che Federico Garcia Lorca dedicò appunto a Pablo Neruda. Non lo leggo ovviamente tutto, ne leggo soltanto un estratto che parla appunto del piacere di leggere, del piacere di frequentare il linguaggio poetico. E il viaggio che faremo insieme a voi questo pomeriggio sarà quello di sviscerare un po' nel corso dei secoli e degli anni e dei diversi angoli rituali tutto ciò che la poesia può dare al tempo che viviamo. Diceva Federico Garcia Lorca: la poesia richiede una lunga iniziazione, ma c'è nella vera poesia un profumo, un accento, un tratto luminoso che tutte le creature possono percepire. E voglia è Dio che vi serva per nutrire quel granello di pazzia che tutti portiamo dentro, che molti uccidono per mettersi l'odioso monocolo della pedanteria libresca e senza il quale è imprudente vivere. E adesso appunto io vorrei iniziare con una poesia che costituisce un regalo più per me che spero anche per voi, ed è una sorpresa della quale non ho parlato nemmeno a Nino, ed è una poesia che è stata scritta nei primi anni del 1800, ma che è il testo che mi ha fatto innamorare della poesia e che secondo me mantiene intatta tutta la sua forza vitale di penetrazione, di studio, di mistero, di linguaggio che la poesia può dare, ovviamente con gli strumenti e il linguaggio del tempo. La poesia che tutti conoscerete è L'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi pingo, ove per poco il cuor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni,
e la presente viva è il son di lei. Così, tra questa immensità, si annega il pensiero mio e il naufragar nel dolce di questo mare. E adesso è annunciato, sperando di trovare il segno, è stato tosto, vi leggerò un testo di Pablo Neruda in onore, proprio in ricordo del primo incontro che abbiamo fatto al Caffè Letterario. Il testo è "Mi piaci quando taci". Mi piaci quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti tocchi. Sembra che gli occhi ti siano volati via, e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose sono piene della mia anima, emergi dalle cose, piena dell'anima mia, farfalla di sogno, rassomigli alla mia anima e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla tubante, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio, lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano, e son felice, felice che non sia così. Adesso cedo la parola, il microfono, al mio amico Lino Contigliano, che invece leggerà dei testi che aveva scelto per questa serata. E poi, come anche lui stesso vi dirà, già ho detto ma mi piace ripeterlo, ci sono qui dei testi che potete consultare e leggere quello che vi piace di più. Grazie.